questo evento, perché lo sforzo organizzativo è stato veramente importante. Per fortuna il tempo ci ha assistito oggi, speriamo, non diciamolo troppo forte, speriamo lo faccia anche domani. È entrata nel campo la giuria per giudicare la categoria 2B Puledri di un anno. Dall'Italia il giudice A, la dottoressa Laura Mascagna. Dalla Germania il giudice B, la signora Sylvie Eberhard. E dagli Emirati Arabi Uniti il giudice D, Mr. Zayed Saad Al-Katani. Coordina i lavori nel ring il ringmaster, il dottor Giampaolo Teobaldelli. Attendiamo l'ingresso, tre puledri presenti in questa categoria, rispettivamente col numero di pettorale 21, numero di pettorale 23 e numero di pettorale 24. Puledri nati nel 2023 maschi. Ecco il primo puledro, stanno entrando al passo dinanzi alla giuria. Come abbiamo già detto più volte questa mattina, prima per un giro di presentazione collettivo affinché i tre giudici possano avere uno sguardo d'insieme su tutti e tre i puledri, e dopodiché rientreranno singolarmente per il giudizio individuale. I puledri entrano nel ring accompagnati dai loro handler. Puledro numero 21, puledro numero 23, puledro con pettorale numero 24. Ed ecco in campo il primo puledro della categoria, il numero 21, per la presentazione individuale al trotto. Sure
I lavori, come vedete, sono presidiati all'ingresso del ring dai membri della commissione disciplinare che, fate caso, osservano con una grandissima attenzione ogni momento, ogni passaggio dello show, perché tutto si svolge sotto la loro responsabilità, e quindi li ringraziamo nuovamente, Barbara Raso, Alessandro Marino ed Emanuela Valle. Un lavoro instancabile che per loro è già iniziato venerdì pomeriggio nel controllo di tutti i cavalli in arrivo ai box, continuato ieri, continua oggi e andrà avanti anche domani. Quindi un team veramente di grandi professionisti, ma soprattutto di grandi appassionati di questo stupendo cavallo che è il Puro Sangue Arabo. Domani mattina vedremo il cavallo arabo anche montato, avremo due esemplari montati nel ring, proprio per, insomma, condividere con voi anche il fatto che il cavallo arabo non è solo un bellissimo cavallo, ma un cavallo straordinario dal punto di vista sportivo. Ma ne parleremo più approfonditamente domani mattina. Sta terminando il giudizio nel ring il puledro numero 21. Eccolo, sta per uscire dal ring e attendiamo davanti ai giudici il secondo puledro della categoria, il puledro numero 23. Secondo puledro, giudizio in categoria, davanti ai giudici il puledro numero 23. Ed ecco i punteggi del primo puledro. Ed ecco i punteggi del primo puledro della categoria 2B. El Cairo Ska, un figlio di Hexagon OS per Aliaska, allevato e di proprietà di Ska Arabians, società agricola. Per il tipo 9, 8.5, 8.5. Testa e collo 9, 8.5, 8.5. Dorso e armonia 7.5, 7, 7. Per gli arti 5, 5, 5. E per il movimento un 9 unanime da parte di tutti e tre i giudici. Per un totale complessivo per El Cairo Ska di 38.50 punti. Davanti ai giudici il puledro numero 23.
e grazie grazie al secondo puledro della categoria numero 23. Attendiamo davanti ai giudici il terzo puledro, il numero 24. E abbiamo i punteggi del secondo puledro della categoria, il puledro numero 23, Cashel by Sosta, un figlio di Al Pacino per Neva by Sosta, allevato e di proprietà della signora Paola Levrangi, e è stato presentato da Alessandro Zaniboni. Per la tipicità, 9-9-9, testa e collo 9-9-8.5, dorso armonia 8-8-8, per gli arti 5.5, 5.5, 5 e per il movimento unanime da parte di tutti e tre i giudici 9, per un totale per Cashel by Sosta di 40.17 punti. Davanti ai giudici il puledro numero 24. E ringraziamo il puledro numero 24, terzo puledro della categoria, e attendiamo i punteggi. This program is offered by... Yeah, it's going to be a little bit.
E abbiamo i punteggi del terzo puledro della categoria JWH Royal Valentino, un figlio di Royal Assad per Malena, allevato e di proprietà del signor Angelo Boscarino. Per il tipo 9, 9.5, 9. Teste collo 9.5, 9.5, 9.5. Per dorso e armonia 8, 8, 7.5. Per gli arti 5.5, 5.5, 5.5. E per il movimento 9, 9, 9. Per un totale per il puledro numero 24 di 41 punti. Tra qualche istante la classifica di questa categoria. E abbiamo la classifica di questa categoria. Signori e signori, accogliamo con un grande applauso il puledro vincitore della categoria, il puledro numero 24, JWH Royal Valentino, un figlio di Royal Assad per Malena by Marchese Adagio, allevato e di proprietà per l'Italia da Angelo Boscarino e presentato da Andrea Boscarino. Congratulazioni! Secondo classificato, il puledro numero 23, Cashel by Sosta, un figlio di Al Pacino e Neva by Sosta, allevato e di proprietà della signora Paola Levrangi e presentato da Alessandro Zaniboni, in verità da Roberto Zaniboni che entra nel ring. E terzo classificato, il puledro numero 21, El Cairo Ska, un figlio di Hexagon OS per alias Ska, allevato e di proprietà di Ska Arabians e presentato... Non ricordo se da Andrea Boscarino o Luca Berti in categoria. Congratulazioni ai tre puledri, primo classificato, secondo classificato e terzo classificato, che ora vengono premiati con le rispettive coppe. Tre bellissimi puledri che hanno vinto primo, secondo e terzo posto. E questi tre puledri con i tre precedenti che abbiamo visto pochi minuti fa li rivedremo nel campionato finale domani pomeriggio e tutti e sei i puledri si contenderanno il titolo di medaglia d'oro, medaglia d'argento e medaglia di bronzo. Prima abbiamo accennato ai premi, al montepremi per le medaglie d'oro per le femmine, ma il Parco Vigna Arabian Horse Show ha messo a disposizione anche un montepremi per le medaglie d'oro per i maschi e con il contributo del main sponsor di questo show, l'allevamento Ajmal Stud, che ha messo a disposizione dei premi importanti. Avremo infatti per le medaglie d'oro per i puledri, per gli stalloni, per le medaglie d'oro un premio di 300 euro. Per le medaglie d'argento per tutti i campionati maschi e femmine un premio di 200 euro e per la medaglia di bronzo di tutti i campionati un premio da 150 euro. Questo è importante perché gli allevatori comunque affrontano